in Cristo a noi donato, pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede nel Signore Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo anche oggi riuniti per preparare il nostro cuore a celebrare la festa di San Pio. E credo una delle riflessioni indispensabili, necessarie, che dobbiamo fare durante questi giorni è l'esperienza bella che Padre Pio ha fatto nel rapporto con l'Eucaristia. E penso che sia stato l'altare e il confessionale, i due punti fermi del suo apostolato. E vogliamo ricordarci di quella parola che Gesù ci dirà nel Vangelo: chi mangia di questo pane vivrà in eterno. È necessario che voi mangiate, vi nutriate del mio corpo e del mio sangue per avere la vita eterna, per essere in comunione con Gesù. Sappiamo bene che quando si ama si fa in tutti i modi qualche cosa per essere in comunione totale con la persona amata. E San Giovanni ci ricorda proprio questo: avendo amato i suoi che erano nel mondo, Gesù li amò sino alla fine, non soltanto fino alla fine di questa vita terrena, ma sino in fondo, fino all'impossibile per l'uomo, ma quello che è possibile a Dio. E Gesù ha usato proprio questa sua potenza perché ogni giorno si possa rinnovare questa sua presenza. Ogni volta che si celebra l'Eucaristia, ecco, c'è questa presenza grande, bella, completa e amorosa di Gesù. E al tempo stesso, ecco, i santi hanno fatto esperienza di questa comunione con Gesù, di questo desiderio e di questa volontà di essere con il Signore. Ogni santo, ce lo ricordiamo, ha un suo aspetto caratteristico di incontro, di desiderio, ma anche di impegno, di volontà di essere con il Signore. E se vogliamo, ecco, Padre Pio, di cui noi, ecco, vogliamo guardare l'esempio e ci prepariamo a celebrare la sua festa, Padre Pio, dicevo all'inizio, uno degli aspetti particolarissimi era la celebrazione della Santa Messa. Era questo desiderio che lui aveva di incontrare il Signore, sempre nella preghiera, ma soprattutto nell'Eucaristia. Pensiamo alla testimonianza dei frati che lo hanno assistito gli ultimi tempi, ma pensiamo che da sempre lui si alzava prestissimo per prepararsi all'Eucaristia. E pensiamo di quella devozione, di quella penetrazione al mistero che egli celebrava, nell'atteggiamento esteriore, ma ancora e molto, molto di più nell'atteggiamento interiore. Era veramente, ecco, su quell'altare il ripetersi dell'offerta di Gesù al Padre, di quel desiderio di essere in comunione totale con il Signore. E nei suoi scritti spesso ci parla di questo incontro con il Signore Gesù. Ecco, mi viene in mente anche
quella che al di là di quello che lui sentiva, di quello che lui percepiva, della dolcezza che lui sentiva nell'intimo, e quel desiderio, guardando anche Maria, la Madonna delle Grazie, guardando la presenza della Vergine nella vita di San Pio, come viene in mente quella lettera che lui scrive al suo padre spirituale dicendo: ecco, la mammina è accanto a me, mi ha accompagnato all'altare con tanta delicatezza, tanta attenzione, e quasi che lei non aveva nient'altro da pensare se non accompagnarmi dal figlio suo Gesù. E allora, fratelli e sorelle, proprio ecco, guardando l'esempio di San Pio, vogliamo anche noi rinnovare la nostra fede nella presenza di Gesù nell'Eucaristia. È indispensabile per noi, sì, è indispensabile per noi essere in comunione con Gesù. E siccome noi siamo tanto, tanto deboli, abbiamo bisogno della forza di questo pane di vita eterna, di questo cibo che ci può nutrire, ci può dare forza per fare il nostro percorso, ma anche perché, lo ricordiamo, mangiando l'unico pane, nutrendoci dell'unico corpo e sangue di Gesù, possiamo diventare veramente fratelli, sorelle che amano il Signore e che si amano tra di loro. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Da una lettera di Padre Pio a Padre Agostino. Iddio solo sa quante dolcezze provai, massime dopo la messa, tanto che le sento ancora in me. La testa ed il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene. La bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio. Oh, se in questo momento che sento quasi ancora tutto mi riuscisse di seppellire sempre nel mio cuore queste consolazioni, certo sarei in un paradiso. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito, ma io mi confondo e non riesco a fare altro se non che piangere e ripetere: Gesù, cibo mio. O glorioso San Pio, sacerdote santo, vittima perfetta, sostienici nel nostro pellegrinaggio terreno e fa che comprendiamo sempre più
il grande mistero dell'Eucaristia. Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.